problema secondo loro è l'articolo 18, ma l'articolo 18 è un diritto conquistato da diverso tempo dai lavoratori che non volevano essere più ricattati. Ricordiamo che pochi lavoratori usufruiscono di questo articolo 18, ma c'è anche una ragione. Nella piccola impresa, il datore di lavoro si crea quasi un aspetto familiare, quindi se ti assume, lui ti vuole far crescere. Non ti assume perché devi stare dietro là a stampare una macchina, un pezzo 50 volte e poi ti cambia, tanto ce n'è un altro. Non è così. Perché il mio datore di lavoro mi ha insegnato un lavoro e non ha intenzione di licenziarmi perché mi ha fatto crescere. Sarebbe una risorsa dell'azienda che va a perdersi. Questi contratti, queste malattie del Partito Democratico, perché sono malattie, si credono che chissà cosa vogliono fare, se manca il lavoro le aziende non assumono. L'ultima legge delega, questo lo devo troppo ricordare perché è stata la legge Biagi. I giovani penso che si ricordano, i giovani non solo, perché anche tante persone di 50 anni, 40 anni sono state assunte a contratti a progetto, senza diritti, senza niente. E Claudio diceva il giusto prima, non aumenta il lavoro, ma aumentano il numero di contratti e basta per 6 mesi, poi si crolla e automaticamente il lavoratore non ha più garanzie. Il mondo del lavoro è cambiato, è vero, non è più quello di una volta, ma bisogna ripuntare sulle piccole e medie imprese. Ecco perché dobbiamo cercare di abolire l'IRAP per le piccole imprese, garantire i diritti ai lavoratori. Perché logicamente se tu attacchi la parte più debole del popolo, è normale che la parte più forte vince, che è il Parlamento, esautorato del proprio ruolo. Perché la legge delega hanno messo la fiducia, qua in Parlamento si girano voci che vogliono ancora mettere la fiducia, però i fatti ci dimostrano che nella nostra commissione ci sono deputati del PD contro il Jobs Act. E quindi vediamo Renzi come farà a sopportare, scusatemi questa parola, questi deputati che non vogliono portare avanti il Jobs Act. Sicuramente ammutolendoli, mettendo la fiducia, ricattandoli dicendo che se non voti la fiducia cade il governo. E quindi questi deputati sono pedine, semplici pedine, che obbediranno come soldati. E questo a noi non ci va bene. E noi saremo là in commissione per combattere e entreremo nel merito della legge delega e vedremo cosa ci risponderanno questi finti compagni, direi io, perché piazze urlano il diritto dei lavoratori, l'impresa, bisogna aiutarli, bisogna. E poi cioè, devastano completamente lo statuto dei lavoratori, dall'articolo 4 all'articolo 18 e a diversi articoli che vengono modificati per schiavizzare, secondo noi, ancora di più il mondo del lavoro.